a tutti. Oggi impariamo a fare dei cartoccetti come questo, pieni di coriandoli fatti in casa, riciclando la carta che non ci serve più. Vi faccio vedere, io l'ho fermato con un pallino di quelli adesivi e vi faccio vedere intanto questi coriandoli. Eccoli qua. Tutti colorati, tutti riciclando le riviste, i cataloghi, i ritagli di carta e di cartoncino che non ci servono e che usiamo per fare altri lavoretti anche. Quindi niente più carta da buttare, ma questi coriandoli futuristici perché sono triangolari. Allora, tanto il cartoccetto chiaramente si fa con un quadrato di carta di qualsiasi tipo, semplicemente si arrotola la carta, si ferma con colla o una pinzatrice e abbiamo il nostro cartoccetto. Poi prendiamo dei cataloghi di quelli che troviamo anche nei negozi oppure che ci arrivano per posta oppure le vecchie riviste e iniziamo a tagliarne delle strisce in questo modo. Così più o meno 1,5 cm di spessore, ma fatte proprio a caso, no, senza essere troppo precisi, non è assolutamente necessario. Possono tranquillamente tagliarle anche i bambini, basta usare delle forbici con le punte arrotondate. Ne tagliamo un po' perché per fare i coriandoli ce ne vuole un bel po', però in questo modo, facendoli così triangolari, si fa molto in fretta. Allora, iniziamo, aspetta che rimetto via questi qui, così ce li leviamo dai piedi. Dopo che abbiamo preparato il cartoccetto per riempirlo senza dover fare questo lavoro che è noioso, basta infilarlo. Ecco, io ne ho preparato uno di carta crespa anche per fare questi cartoccetti, va bene carta di recupero, carta colorata, carta da pacchi, qualsiasi tipo. E quando l'abbiamo preparato lo infiliamo sopra un bicchiere in modo che ci stia dritto e possiamo riempirlo direttamente mentre tagliamo i coriandoli con le strisce che abbiamo fatto prima, queste qui di carta. Ne prendiamo un pochino, le mettiamo ben pari in questo modo e poi iniziamo a tagliare i triangoli. Io il primo triangolo in questo modo qui lo levo perché non è regolare. E invece io li voglio ben precisi, fatti così, e quindi comincio adesso a tagliarli e li taglio direttamente dentro. Ecco qua, è molto semplice, si recupera tutta la carta che non serve, si ricicla e non si spende niente. E poi sono anche belle colorate perché queste carte sono coloratissime, vanno bene, va bene anche la carta da pacchi usata, qualsiasi cosa. Cartoncini, ritaglietti di cartone, ecco sempre il fondo di nuovo lo elimino perché non è, vedete, non è ben triangolare. A me piacciono le cose regolari, se no voi potete buttarci pure quelle se non vi dà fastidio. Una precisina, ecco, altro gruppetto di strisce, tolgo sempre il primo triangolo e poi continuo a tagliare dentro il mio cartoccio in questo modo. Facendo così, in poco tempo, ripeto, lo possono fare anche i bambini, in poco tempo si fanno i coriandoli senza andarli a comprare e in più sono belli da vedere, si possono preparare questi cartoccetti anche da regalare ai bambini alle feste di carnevale. Altra striscia, altro triangolo e ricomincio. Si va avanti così finché tutto il cartoccetto non è pieno e poi semplicemente si chiude con un po' di colla oppure con uno di questi pallini adesivi in questo modo qua. Ecco qui. E abbiamo i nostri cartoccetti con tutti i coriandoli così. Ciao, alla prossima!